Ciao a tutti, io sono Roxy e oggi è il solstizio d'inverno, o forse per voi è il giorno dopo, due giorni dopo, dipende quanto ci metto a editare questo video. Sono di fronte al mio albero vero e oggi voglio condividere con voi la mia ricetta, cioè in realtà non è la mia ricetta, però come ho fatto il Yule Log. Ho utilizzato la ricetta di Crumbs and Caramel, l'ho utilizzata anche l'anno scorso e mi piace tantissimo questo dolce, quindi voglio farvi vedere come l'ho fatto. Come ho detto, non è la mia ricetta, seguo praticamente le istruzioni di questo blog, però vi faccio vedere così potete visualizzare come l'ho fatto. Allora, ovviamente questo dolce è vegano e per prima cosa ho praticamente preso l'acqua faba, quindi l'acqua dei ceci, e l'ho fatta bollire un pochettino per ridurla, così diventa un po' più densa e prende proprio la consistenza del bianco delle uova. Questo è quello che vogliamo. Dopodiché in una ciotola ho mischiato tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, il cacao, lo zucchero, il sale, il lievito per dolci, il bicarbonato di sodio. Ho mischiato bene, poi ho aggiunto anche l'olio e il caffè e un pochino di vaniglia. Poi in un'altra ciotola ho messo un pochino di aceto e l'acqua faba, quindi l'acqua dei ceci, che adesso è un pochino più densa, e con il mixer l'ho montata a neve. Praticamente questo è quello che ho fatto, l'ho montata a neve e poi l'ho unita agli ingredienti secchi. Ho mischiato bene, vi dovrebbe venire una cosa abbastanza densa, e poi praticamente l'ho messa in una teglia di quelle fine, ok? E mi sono aiutata con una spatola per farla diventare appunto il più uniforme possibile. Ah, e ci ho messo anche l'anno scorso una sfoglia, un pochino della carta, quella per la carta da forno, ok? L'ho messa in forno per 12-15 minuti, ho controllato con uno stecchino che fosse cotta. Dopodiché qua arriva il bello, perché dovete agire velocemente, altrimenti vi si spacca tutto. E secondo me il trucco, che è un po' diverso appunto da quello che fa lei dalla ricetta. Allora, il trucco secondo me è questo: tirate fuori la torta, ok? Mettete un canovaccio e poi ci mettete un'altra sfoglia di carta da forno. Ribaltate la torta così cade. Adesso è tra due carte da forno, ok? E poi con l'aiuto del canovaccio adesso la dovete arrotolare, ok? Mentre è ancora calda, così non si spacca tutta. Allora, che il bordo rimanga magari attaccato alla teglia o si separi, va bene. Che ci siano alcune, come si dice, cracks, che si spacchi un pochino magari, va bene. Però appunto la dovete arrotolare abbastanza in fretta e la mettete in frigo per 2 ore, così si raffredda e rimane appunto così arrotolata. Nel frattempo potete fare la mousse, la crema che va dentro, e anche la glassa che va fuori, ok? Per fare la mousse ho fatto sciogliere a bagnomaria il cioccolato e poi ho preso il frullatore e ho frullato il tofu, lo sciroppo d'acero e un pochino di vaniglia. Ho frullato bene e poi ci ho aggiunto pure il cioccolato fuso e ho fatto questa mousse, che è proprio buona, tra parentesi. Dopo che ho fatto la mousse, quella ho messa da parte, ok? E ho fatto pure la glassa, e la glassa l'ho fatta unendo il latte di cocco, anzi la crema di cocco, e un altro pochino di cioccolato. Ho messo entrambi in un pentolino a fuoco basso e li ho fatti incorporare. Ho lasciato la cioccolata sciogliere e incorporare con il latte di cocco fino a che non è venuta una cosa cioccolatosa liquida che è la glassa. Ok, perfetto. Quando la torta è ormai fredda, la tirate fuori dal frigo, la risrotolate. A questo punto, ragazzi, dovete avere fede, ok? Anche che ci stanno alcuni che si spezzetta un pochettino, l'importante è che la maggior parte è unita. Mettete la mousse e la riarrotolate, ok? Dopodiché, se volete, lo potete lasciare così, tipo tronco, oppure tagliate un pezzettino diagonalmente e lo attaccate di lato, così è tipo un tronco che ha due pezzi, e a questo punto potete metterci sopra la glassa al cioccolato. Ora, la glassa non la mettete quando è calda, bollente, ok? Deve essere a temperatura ambiente. E se appunto avete lasciato in frigo la torta abbastanza, adesso la torta ce l'avete fredda, la glassa è a temperatura ambiente, una volta che ce la mettete sopra si dovrebbe iniziare a indurire abbastanza velocemente, ok? Mentre si indurisce, prendete una forchetta e ci fate sopra zig zag, così da ricreare la corteccia, e poi potete decorare. Ci potete mettere
i ribes, cioè potete mettere lo zucchero a velo. Io ci ho messo anche queste caramelline rosse e poi con il rosmarino ci ho fatto le fogliette. Ho provato pure a metterci i funghi, perché alcune persone ci mettono i funghi di zucchero, però io non ce l'avevo i funghi di zucchero, quindi ci ho messo i funghi veri. Però poi, non lo so, erano un po' strani, quindi ce li ho tolti. E questo è il risultato finale. Devo ammettere che l'anno scorso mi è venuta leggermente più carina, cioè la spirale al centro era un po' più definita, però il sapore è buono e quindi sono felice. E tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto, me l'avete chiesto l'anno scorso e mi avete chiesto tantissimo un video sul solstizio d'inverno e quindi ho unito le due cose. E fatemi sapere come festeggiate voi questo periodo e se fate la torta, taggate l'autrice originale su Instagram, vi lascio il link qua sotto, e taggatemi pure a me perché voglio vedere come vi viene. Se vi si spacca non vi preoccupate, perché vi faccio vedere, la prima volta che l'ho fatta l'anno scorso mi è uscita così, il giorno dopo l'ho riprovata a fare e mi è venuta perfetta. Quindi non disperate, non disperate, non disperate. E tutto qua, vi auguro un buon solstizio d'inverno, se festeggiate altre cose in questo periodo vi auguro felici feste, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!